Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Border Nights con il consueto appuntamento del percorso iniziatico cavalleresco gratuito. Per chi non mi conosce, mi presento, sono Francesco Antonio Riggio, titolare della Scuola di Saggezza Universale www.scuoladivita.info e fondatore del percorso iniziatico Cavalieri Custodi della Saggezza Ancestrale Universale. Come di consueto ringrazio Fabio per averci offerto questa opportunità di parlare al grande pubblico italiano di Border Nights. Ringrazio gli allievi della scuola, i fratelli e le sorelle iniziati, i cavalieri e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Nelle puntate precedenti ci siamo occupati della descrizione completa ed esaustiva del percorso iniziatico e stiamo analizzando e commentando il manifesto dei Cavalieri. Vi invito a scaricarlo gratuitamente in PDF sul sito della nostra scuola www.scuoladivita.info. Cliccate in alto a destra sul tasto Percorso iniziatico, vi si aprirà una pagina web dedicata, leggete tutta la pagina web e in fondo alla pagina troverete una sezione download gratuito. In questo download gratuito ci sono sia le vecchie puntate di Border Nights del percorso iniziatico per i nuovi arrivati che volessero riascoltare le puntate precedenti, sia trovate il PDF gratuito del manifesto che vi invito a leggere in modo integrale, sono circa 190 pagine. Nel manifesto troverete la descrizione completa del percorso iniziatico, le modalità di adesione. Vi ricordo che la modalità Border Nights è per persone esterne, quindi senza nessun tipo di impegno ed è gratuita. Naturalmente su Border Nights noi possiamo trasmettere solo gli insegnamenti non iniziatici e non segreti, ma quelli ad accesso libero che trovate nei nostri libri. Mentre all'interno della fratellanza, quindi per coloro che volessero bussare e che avessero i 5 prerequisiti previsti per entrare nella fratellanza, queste persone avranno invece accesso a degli insegnamenti più integrali e quindi considerati e chiamati misteri maggiori, mentre gli insegnamenti contenuti nei nostri libri e di cui parlo nelle puntate di Border Nights li chiameremo misteri o arcani minori. Siamo arrivati a pagina 50 del manifesto e oggi parleremo un po' dei nostri libri, in particolare della collana Libri Proibiti. Perché? Perché questa è la collana principale del percorso iniziatico, attualmente principale del percorso iniziatico, che contiene i libri più importanti e fondamentali dello stesso. In particolare Arcanum Liber, insegnamenti segreti tramandati dagli iniziati, e l'altro volume, il seguito, Il grande inganno cosmico, le verità nascoste. Arcanum Liber è, dopo il manifesto di un'altra collana che si chiama Opera Omnia, quindi il manifesto fa parte della collana di libri Opera Omnia, il volume 0, e Arcanum Liber, insegnamenti segreti tramandati dagli iniziati, è il primo volume della collana Libri Proibiti, di cui ora tratteremo. È una specie di percorso iniziatico di autoiniziazione per esterni e contiene anche i riassunti degli argomenti principali e dei temi trattati poi nelle riunioni private segrete della fratellanza interna. Ed è un testo che poi via via, proseguendo su Border Nights, andremo a leggere e commentare insieme. L'altro libro fondamentale dopo Arcanum Liber è Il grande inganno cosmico, le verità nascoste. È un libro che approfondisce i temi
del primo grado di apprendista. Noi abbiamo quattro gradi simbolici, iniziatici o di consapevolezza, di cui il primo grado è apprendista cavaliere, cioè scudiero. Vi ricordo che noi siamo un ordine cavalleresco. Ecco, nel primo grado viene amplificata la meditazione sulla realtà illusoria, quindi sul grande inganno cosmico. E in questo testo, appunto, il grande inganno cosmico, le verità nascoste, andiamo proprio ad approfondire esponenzialmente questo tema. Matrix, quindi la realtà illusoria in cui la nostra coscienza è prigioniera. E in questo testo poi affronteremo anche tutti gli aspetti, tra virgolette, complottistici, anche se noi di complottismo non ce ne occupiamo, ma alcuni temi, soprattutto tutti gli inganni che la società costituita ha perpetrato dalla notte dei tempi ad oggi a cagione degli esseri umani, quindi del popolo. Quindi non si parlerà solo di inganno metafisico, ma anche del sistema di controllo globale. Quindi vi invito a leggere prima il manifesto gratuito, ve lo regalo io, lo trovate, ripeto, sul sito della scuola www.scuoladevita.info alla pagina percorso iniziatico, in fondo alla pagina nella sezione download gratuita, e nella sezione download gratuita trovate anche un piccolo estratto dell'Arcanum Liber e del Grande Inganno Cosmico, quindi potete già iniziare a dargli un'occhiata in questo breve estratto gratuito. E naturalmente tutte le puntate registrate su Border Nights le ritrovate sempre alla fine di questa pagina. Quindi la collana di libri proibiti, insieme alla collana Opera Omnia, a cui appartiene il manifesto, e ad un'altra collana che noi abbiamo che si chiama Benessere Olistico, perché vi ricordo che la nostra è una scuola olistica e spirituale, www.scuoladivita.info, Scuola di Saggezza Universale, è il nome della nostra accademia online, e si occupa di formazione professionale nel campo olistico ed esoterico, al prezzo più onesto sul mercato mondiale. Quindi siamo una scuola senza scopo di lucro, senza scopo commerciale, e offriamo dei corsi con piattaforme di livello universitario a cifre super abbordabili e strasimboliche. Quindi vi invito ad approfondire sul nostro sito internet. Quindi le collane della nostra scuola di vita sono Opera Omnia, a cui appartiene il manifesto, collana Libri Proibiti, di cui ora ci occupiamo, alla quale appartengono Arcanum Liber e Il Grande Inganno Cosmico, e poi c'è la collana Benessere Olistico, Benessere Naturale, dove sono contenuti moltissimi libri interessantissimi, tipo il Manuale Umano di Istruzioni, che è guida nazionale degli operatori olistici italiani, circa 1.000 pagine, l'Elisir, Principi Universali della Salute e del Benessere, il protocollo di lavoro dei nostri naturopati, consulenti del benessere naturale, operatori olistici, e poi c'è il testo, Il Tocco del Sollievo, che è una nostra tecnica manuale scoperta, sperimentata e inventata dalla nostra scuola. Più il Codex Alimentaris, che è la nostra guida alimentare sull'alimentazione naturale, ed è protocollo anche dei consulenti alimentari naturali della nostra scuola. Quindi, la collana Libri Proibiti è quella dove sono contenuti gli insegnamenti più anticonformisti della nostra scuola di vita. Nasce allo scopo di diffondere l'insegnamento arcano. Che cos'è l'insegnamento arcano? L'insegnamento arcano è l'insegnamento filosofico iniziatico ancestrale universale. Cioè, da questa fonte, da questa sorgente, sono scaturite per osmosi tutte le correnti di pensiero successive. Quindi esiste una corrente, una fonte sapienziale che deriva addirittura dai primi uomini, prima del diluvio universale, quindi una tradizione prediluviana, una tradizione atlantidea, potremmo definirla lemuriana o
iperborea, quindi delle popolazioni precedenti alla nostra società costituita, che contiene un po' il non plus ultra e il riassunto di tutti gli insegnamenti iniziatici ed esoterici del mondo umano. Quindi è come prendere un po' tutti gli insegnamenti dei grandi maestri del genere umano dalla notte dei tempi ad oggi, spremere questi infiniti libri, questo infinito scibile umano, e ciò che ne esce, le poche gocce che ne escono, sono l'insegnamento arcano, cioè la quintessenza. Infatti, gli insegnamenti esoterici, olistici, spirituali, filosofici e quant'altro, prima di rientrare meritocraticamente nell'insegnamento arcano, devono essere giudicati dai maestri e dai ricercatori spirituali della nostra scuola come veri, belli, buoni, sani, utili, etici, razionali, che devono funzionare. A quel punto e solo a quel punto gli insegnamenti passano nell'insegnamento arcano. Quindi avere accesso all'insegnamento arcano, di cui noi parliamo solo a chi entra nella fratellanza, quindi è un argomento che noi accenniamo qui su Border Knights, ma è un segreto iniziatico che viene consegnato alla fine del percorso iniziatico decennale della nostra fratellanza interna, e quindi l'insegnamento degli insegnamenti in ambito esoterico. È un po' come accedere al Sancta Sanctorum, è un po' come il risultato raggiunto dai ragionamenti, dalle esperienze, dalle meditazioni e dalle vite dedicate alla ricerca spirituale dei grandi maestri del passato e del presente. E solitamente chi ha studiato tanto sa che alla fine i grandi maestri arrivano più o meno tutti allo stesso livello sui principali temi della vita, dell'esistenza umana. Ecco, quel livello è stato registrato da noi come custodi, cavalieri custodi della saggezza ancestrale universale, e viene custodito dalla nostra fratellanza affinché questa fonte originaria non vada perduta. Quindi uno dei tre obiettivi che ci siamo posti in essere è preservare la genuinità, la purezza dell'insegnamento iniziatico ancestrale. Un altro obiettivo è nobilitare noi stessi, poiché cavaliere significa persona nobile, cioè colui che nobilita se stesso e cerca e si sforza di tirar fuori la parte migliore di sé e di vedere il meglio che c'è in tutte le cose che lo circondano. E il terzo obiettivo è rendere questo mondo migliore, poiché che uomo è un uomo che non rende il mondo migliore. Quindi migliorare questa società, ma in che modo? Risvegliando quante più coscienze possibile. Quindi la collana di libri proibiti, dicevo, nasce allo scopo di diffondere l'insegnamento arcano, e cioè quella conoscenza spirituale, filosofica, olistica, esoterica e scientifica primordiale, nonché quell'insegnamento e tradizione iniziatica ancestrale e universale trasmessa dai primi uomini illuminati dell'era prediluviana, quindi Atlanti, Lemuria e Iperborea. Una sapienza custodita e tramandata dai maestri illuminati del passato tramite una catena ininterrotta di iniziazioni sino ai giorni nostri. Con il termine insegnamento arcano intendiamo quindi la tradizione primordiale, e cioè una conoscenza antichissima la cui origine si perde nel più lontano passato dell'umanità. Un sapere peraltro ignorato o peggio cancellato dai libri di storia, poiché fin quando discipline appartenenti alla ricerca storica, come l'antropologia, l'archeologia, lo studio della preistoria, dipenderanno dalla situazione politica del momento, e cioè dalla cultura dominante, così come da un'interpretazione propagandistica e non obiettiva, non potremo mai avere un quadro veramente scientifico ed esatto del lontano passato dell'umanità. Quindi la storia viene registrata da chi detiene il potere politico del tempo. E chi detiene il potere politico del tempo fa i suoi interessi, non fa certo quelli della verità. Gli studiosi, peraltro, storici, concordano col fatto che gli esseri umani siano giunti ad una civiltà come quella dell'antico Egitto tramite un'evoluzione che può durare massimo 15.000 anni. Ebbene, l'Homo sapiens esiste da almeno 100.000 anni, forse 200.000 addirittura. Com'è mai possibile allora che le antiche civiltà umane siano sorte così tardi, in modo così tardivo?
È ragionevole quindi dare credito a ciò che tramandano antiche tradizioni iniziatiche, le quali parlano di civiltà più antiche della nostra, quindi più antiche dell'Egitto, dei Sumeri, dei Babilonesi. Quindi civiltà tuttora sconosciute alla scienza ufficiale e successivamente scomparse, magari per un cataclisma. Quindi questa scienza iniziatica dà una risposta esaustiva alle eterne domande che si pone l'uomo: quali sono, chi sono, da dove provengo, che scopo ha la mia vita, dove sto andando. Da questa scienza spirituale ed esoterica hanno attinto, quindi direttamente o indirettamente, per osmosi, tutte le principali scuole spirituali di pensiero della razza umana. Da essa derivano in modo particolare le tradizioni esoteriche. Quali sono le tradizioni esoteriche ancestrali? In Oriente abbiamo l'induismo esoterico, la via yogica, e successivamente il buddismo esoterico, in particolare la tradizione ascetica tibetana, considerata una sorta di, come usano dire appunto gli induisti, il buddismo è un'eresia dell'induismo successiva. Io direi un'evoluzione. Mentre in Occidente, quali sono le scuole esoteriche ancestrali? Abbiamo tracce dell'insegnamento arcano sia nell'ermetismo di derivazione egizia o greca ellenistica che nell'alchimia. Anche alcune religioni, naturalmente, qualcuno può dire, posseggono una matrice di conoscenze esoteriche, ci mancherebbe. Oltre a quelle puramente di massa, come ad esempio l'ognosticismo nel cristianesimo, no? L'ognosticismo sarebbe il cristianesimo esoterico delle origini, come il sufismo e l'esoterismo dell'Islam e la Kabbala dell'ebraismo. Dalla miscela di tutte queste influenze esoteriche nascono tutti gli ordini iniziatici conosciuti, quindi il templarismo, la massoneria, i Rosa Croce, il martinismo, la teosofia, l'antroposofia, l'archeosofia, eccetera. Non troverete però riferimenti sull'insegnamento arcano in nessun libro di storia ufficiale. Qualche traccia, ma non su quelli di storia ufficiale. Infatti, tale scienza iniziatica è stata da sempre combattuta e perseguitata con ogni mezzo possibile da parte dell'elite del potere costituito, sia politico che religioso, attenzione. Tali frange, quindi di potere occulto, hanno tentato con ogni mezzo a loro disposizione di cancellarne la memoria, distruggendo ogni traccia dell'insegnamento arcano, in modo particolare tramite censura, ma soprattutto attraverso i roghi delle antiche biblioteche. Sapete tutti, per esempio, il rogo che colpì la biblioteca di Alessandria d'Egitto, la più grande del mondo antico. Ecco, in quella biblioteca i nostri maestri ci dicono che c'era una copia del manoscritto dell'insegnamento arcano che è andato perduto. Quindi l'Occidente ha perso l'insegnamento arcano che era custodito dagli ierofanti nella biblioteca ermetica di Alessandria d'Egitto, mentre sarebbe rimasto invece intatto la copia del manoscritto arcano con l'insegnamento arcano invece nei custodi del Tibet, quindi custodita quindi sul tetto del mondo. I maestri arcani sono stati quindi depositari dell'insegnamento arcano. Si pensa che in Tibet quindi sia rimasto nascosto per lungo tempo un antico testo denominato il manoscritto, e che i maestri arcani tibetani ne siano attualmente i custodi. Molti maestri antichi e moderni, provenienti da tutto il mondo, per chi ha studiato la biografia dei grandi maestri, sono andati alla ricerca di questo famoso manoscritto, di questo insegnamento arcano. Qualcuno di essi sostiene di averlo visto e pochi altri di averne potuto leggere qualche pagina. Grazie a questi avventurieri ci sono pervenuti tutti i principali insegnamenti spirituali e in modo particolare quelli esoterici oggi in nostro possesso. Alcuni uomini venuti a conoscenza degli aforismi del manoscritto, perché il manoscritto conteneva soprattutto aforismi, alcuni erano perle di saggezza universale, altri leggi cosmiche, quindi la scienza della vita, come funziona la vita. Quindi alcuni uomini venuti a conoscenza degli aforismi del manoscritto, che dicono di aver letto sul tetto del mondo, il Tibet, hanno purtroppo però contaminato la purezza dell'insegnamento ancestrale usando le conoscenze acquisite per scopi poco nobili o per fondare organizzazioni, religioni e sette. Ma nonostante l'insegnamento arcano sembra sia stato corrotto o contaminato da uomini occidentali egoisti,
un piccolo resto di maestri si è dedicato a ricercarne gli insegnamenti più puri e scevri da contaminazioni successive o da superstizioni. Che cosa significa superstizione? Vuol dire aggiunta, interpolazione o aggiunta postuma, diciamo, contaminazione. Quindi da una fonte originaria io vado a contaminarla aggiungendoci cose scritte di mio pugno. Quindi queste sono le superstizioni. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno denaturato poi queste contaminazioni, il significato scientifico, iniziatico e spirituale originale dell'insegnamento arcano. Quindi questi maestri che invece si sono dedicati a ricercare l'insegnamento arcano perduto, visto che noi occidentali l'abbiamo perso nel rogo di Alessandria, tra questi maestri ci siamo noi, cavalieri custodi della saggezza ancestrale universale. Non siamo gli unici, naturalmente. Il nostro è un ordine moderno, è stato fondato nel 2012 dal maestro Hermes Pendragon, considerato l'ultimo maestro arcano italiano ancora in vita. Rimasto quindi in vita e discendente di quella catena ininterrotta di iniziazioni. Hermes è stato il mio maestro, quindi è dal suo discepolo che sarei io, che attualmente guida i cavalieri, il mio pseudonimo per chi mi conosce dal punto di vista iniziatico, che è anche la mia missione, è maestro dei senza maestro, cioè la mia missione, il mio scopo iniziatico, perché una volta che viene iniziato in una confraternita seria e vera come la nostra, devi cambiare nome, o quantomeno trovare un nome, uno pseudonimo, un nome iniziatico. Quello che ho scelto io, in base alla mia missione, quella che sentivo mia, è maestro dei senza maestro, cioè maestro di se stesso. Infatti, lo scopo del percorso iniziatico che guido io, oltre a, abbiamo detto, a preservare la purezza dell'insegnamento arcano, cioè dell'insegnamento iniziatico ancestrale originale, è quello di aiutare coloro che a me si affidano a divenire maestri di se stessi, quindi non c'è proselitismo. Attualmente io mi trovo al grado di sorvegliante dell'ordine, cioè il penultimo grado. All'ultimo grado c'è il mio maestro Hermes Pendragon, l'ultimo grado è maestro arcano, e quindi se le cose andranno in modo normale sarò io il successore dell'ordine arcano, che è l'ordine interno del nostro percorso iniziatico. Quindi la collana di libri proibiti, in estrema sintesi, è il tentativo di noi maestri cavalieri di recuperare i pezzi perduti dell'insegnamento arcano, al fine di ricomporre il puzzle andato perso a causa, abbiamo detto, della persecuzione del potere sacerdotale, soprattutto antico, ricercando cosa? Le perle di saggezza universale sparse nei testi esoterici delle scuole iniziatiche, delle religioni e filosofie di tutto il mondo, setacciandole attraverso dei filtri che servono da decontaminatore, quindi servono a decontaminare il messaggio originale. Grazie a questo particolare metodo di ricerca storiografica e scientifica è stato possibile ritrovare una porzione dell'insegnamento arcano. I maestri ricercatori devono infatti setacciare un insegnamento alla volta facendolo passare attraverso gli 8 filtri previsti dal setaccio, verificando che tale insegnamento sia vero, bello, buono, sano, utile, etico, razionale e funzionale per poterlo poi annoverare dove? Nel corpus degli insegnamenti della nostra scuola di vita, in particolare nel depositum dell'insegnamento arcano. Il grande e difficilissimo lavoro che stiamo facendo, quindi di noi ricercatori spirituali e maestri, che stiamo portando avanti, sta comunque sfociando in un testo finale, il quale sarà considerato il nuovo manoscritto contenente l'insegnamento arcano perduto. Quindi stiamo realizzando il nuovo manoscritto, naturalmente scritto in forma moderna, per noi occidentali. Stiamo riesumando, dopo migliaia di anni, l'insegnamento arcano, un po' alla volta, pezzo per pezzo dopo pezzo. Tale testo conterrà dunque il risultato finale di questa immensa ricerca, offrendo alle future generazioni di uomini la possibilità di accedere al più antico insegnamento esoterico della razza umana, al fine di divenirne una volta per tutte patrimonio, di divenire una volta per tutte patrimonio dell'umanità. Quindi quello che noi vogliamo fare è salvare
l'insegnamento arcano dall'estinzione e tentare di restituirlo al popolo, di restituirlo alle masse, di restituirlo al genere umano. Naturalmente noi tenteremo di farlo in forma integrale, anche se credo che non riusciremo al 100% a riesumarlo in forma integrale. Noi ci stiamo provando, ormai sono decenni che lavoriamo tutti i giorni della nostra vita, il risultato è quasi giunto al termine, stiamo solo aspettando di concludere la parte finale su alcuni argomenti importanti e naturalmente il segnale di via della pubblicazione di questo manoscritto sarà la morte del maestro Hermes Pendragon. Quindi, siccome lui che diciamo dà le direttive come maestro più anziano e padre fondatore della nostra organizzazione, lui ha comunicato a me, come suo discepolo prediletto e successore, che il manoscritto verrà pubblicato, quindi dato alle stampe, nel momento in cui lui dipartirà da questo piano dimensionale. Quindi il segnale, lui mi disse, sarà la mia dipartita. A quel punto tu avrai il nulla osta, si dice, da parte di un maestro incognito come lui, e potrai dunque pubblicarlo serenamente perché avrai il mio consenso, sia in questa che nell'altra vita. Io auguro al maestro Hermes di campare 120 anni perché c'è bisogno di lui, di una persona come lui, ma i tempi che stiamo vivendo sono particolarmente difficili e sono praticamente, ci troviamo al preludio e al tramonto di un'era e all'inizio di una nuova era, completamente diversa da quella precedente. E la data prevista dai potenti di questo mondo è il 2030, quindi dal 2030 in poi le cose cambieranno drasticamente e questo è un periodo di transizione, quindi dal 2019 al 2030 noi saremo traghettati in un periodo di transizione dal vecchio sistema al nuovo ordine mondiale. E probabilmente, come dice il maestro Hermes, dal 2030 in poi verrà censurato anche il settore editoriale, che attualmente è quello più libero di tutti, mentre i social network e i media principali sono sotto la lente del grande occhio, quindi del sistema di controllo globale. Attualmente solo il sistema editoriale, il campo dei libri, è libero, quindi ognuno può scrivere e pubblicare quello che vuole senza essere censurato. E noi ne stiamo approfittando proprio per dare alle stampe tutti i libri della collana Libri Proibiti e delle altre collane e la meta finale sarà appunto la pubblicazione del manoscritto. Non vi do il titolo poi finale del manoscritto perché altrimenti so che per curiosità andrete a cercarlo su internet, ma tanto non lo troverete, però vi lascerò con questo punto interrogativo, così sarà una sorpresa. Io penso che sarà una grande sorpresa anche perché un libro del genere non esiste in commercio, né mai è stato concepito da mente umana e verrà tradotto nelle principali lingue del mondo per diffonderlo capillarmente. Quindi tutti coloro che vorranno divenirne depositari potranno poi accedere a questo testo e custodirlo e diffonderlo anche alle future generazioni affinché l'insegnamento arcano, cioè l'insegnamento esoterico antico, più antico, originale, non vada mai più perduto. Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo di riuscirci. Ti ringrazio per avermi ascoltato, per aver partecipato a questa nuova lezione del percorso iniziatico cavalleresco gratuito. Vi ricordo di visitare il sito www.scuoladivita.info, di cliccare sul tasto percorso iniziatico, di leggere la pagina dedicata, di scaricare nella sezione download gratuita il manifesto e di leggerlo. Cercateci anche su Facebook, Scuola di Saggezza Universale, cercatemi su YouTube, Francesco Antonio Riggio. E vi ricordo per concludere che
tutti coloro che citeranno la parola Border Knights riceveranno, se dovessero decidere di acquistare un libro o di acquistare, che ne so, soprattutto i corsi del catalogo della nostra scuola, riceveranno un trattamento veramente speciale. Quindi, soprattutto sui corsi, omaggi, sconti. E servizi extra che di solito sono a pagamento saranno dati gratuitamente, un trattamento diciamo speciale per gli ascoltatori di Border Knights. Mentre per coloro che ci hanno ascoltato e sono interessati ad avere un colloquio con me telefonico privato perché volessero bussare, perché vogliono bussare, scusate, al percorso iniziatico cavalleresco gratuito interno per conoscere diciamo quali sono i prerequisiti e poter parlare con me. Lo potete fare senza impegno e gratuitamente chiamandomi al mio numero di telefono 333 28 28 553. Risponderò volentieri sia su WhatsApp sia al telefono a voce a tutte le vostre domande. E vi ricordo infine che è partita la rubrica Chiedi al Maestro, è una rubrica che faccio sulla pagina Facebook della scuola, quindi Scuola di Saggezza Universale, e sul canale YouTube, mi trovate con Francesco Antonio Riggio, di tanto in tanto faccio questa rubrica dove rispondo gratuitamente, faccio dei consulti a livello nazionale, gratuiti, in diretta streaming nazionale, a tutti gli ascoltatori, mi possono sia chiamare in diretta al telefono oppure scrivere in chat tutte le domande che gli stanno a cuore sui principali temi della loro vita, e io volentieri lo faccio col cuore, lo faccio gratuitamente. Spero di essere utile e di essere capace poi di rispondere a tutte le vostre domande e a tutto ciò che vi sta a cuore. Un abbraccio fraterno e alla prossima puntata.